Vedete che la prima cosa che tende a fare è sempre quella di mordere. Piacere Tommaso, oh Madonna. Molto bene. Ah, vedete. Come si chiama? Tatan, quando incontra le persone, comincia a saltare addosso e comincia a morderle. Hai pianto, Patan. Ovviamente questo atteggiamento qui viene messo in atto da un cane che ha 8 mesi. Se si consolidasse diventerebbe un po' pericoloso perché magari a 1 anno e mezzo effettivamente il cane tenderebbe a stringere un po' di più. Io vi faccio vedere adesso cosa facciamo. Silvia, riesci a venire qui? Avvicinati al cane, accarezzalo. Vedete che la prima cosa che tende a fare è sempre quella di mordere. Questo è quello che fa normalmente con ogni persona che incontra. E ovviamente non va bene. Adesso lavoreremo, vi insegnerò come fare per far sì che tutto ciò non avvenga più. Vediamo qui che Patan tende a non considerare minimamente la persona che lo porta al guinzaglio. Il suo atteggiamento durante la passeggiata è andare dove vuole, fare cosa gli dice la testa. Il problema è che la testa a volte dice delle cose buone, in altre situazioni non gli dice niente di buono invece. Ora Patan ha 8 mesi, ma in realtà anche adesso che ha 8 mesi potrebbe, se si avvicinasse un bambino o una signora anziana, magari, recargli dei danni. Quindi dobbiamo intervenire subito. Sono giorni in cui tu gli dai dei comandi, li segue, altri in cui, cioè, come se non ti Magari con altre persone, altri cani, non ci ascolta. Vedete che anche il suo atteggiamento nei confronti degli altri cani li induce a reagire. La mia paura è che diventi, cioè, un reietto e non possa socializzare con altre persone. Bravo! 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 La prima cosa sulla quale devo lavorare è cominciare a farmi vedere, deve cominciare a configurarsi a me e capire che siamo in due ad andare in giro e deve seguirmi. Bravo. Bravo. Vedete che comincia a guardarmi e comincia anche a sedersi. Bravissimo. Io per fare questo devo cominciare a essere tranquillo, rilassato, deciso, coerente. Devo Bravo! Bravissimo! Bravo! Le carezze che vado a dare devono essere molto lente perché ho un cane che si agita facilmente, quindi se andassi a fomentarlo eccessivamente si innalzerebbe a livello di energia. Invece devo cercare di tenerlo il più calmo possibile. Bravo! Questa fase non mi interessa che stia a destra o a sinistra, quello che mi interessa è che se io cambio direzione cominci a guardarmi, bravo. 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 Bravissimo. Leo, se mi vuoi, se tu. Adesso comincia a fermarsi quando mi fermo io. Mi fermo. Si ferma. Non mi interessa che lo faccia in piedi, non mi interessa che si sieda, non mi interessa che si metta a terra. Basta che cominci a guardarmi. Andiamo? Bravo! Bravo! Andiamo fuori. Sono qui, c'è Mirea. Mi fermo. Mirea si avvicina a me. Bravo! Bravo! Bravo Patan! Bravissimo! Bravo! Vedete come dopo 5-10 minuti di lavoro le cose siano già radicalmente cambiate? Silvia, prova a avvicinarti. Vedete che non morde più? Buongiorno, buongiorno. Provate ad avvicinarvi un attimo, per favore. Prova a carezzare il cane. Bravo. Grazie mille. Questo è l'atteggiamento che Patan deve tenere con gli altri cani, adesso sta venendo a piovere perché Patan è cambiato, quindi anche dall'alto c'è. Siamo qui davanti alle proprietarie, provate a carezzarlo. Bravissima, non ti abbassare quando accarezzi il cane. Quindi, prima cosa, tu arrivi davanti. Siccome è un cane particolarmente agitato, non tendiamo a dare delle carezze troppo vivaci. Fanno agitare ancora di Sì, più. andare molto lenti. Adesso tu dovrai imparare
a gestirlo. O a dirgli di fare piano. Devi limitarlo. Okay. Adesso prendi tu il guinzaglio, cerca sempre di mantenere molta serenità e stare tanto tranquilla e pacata. Va bene? Va bene. Allora adesso partiamo con la lezione. Buona lezione. Grazie mille. A dopo. Ciao. Fai il bravo adesso. E sei bellissimo. Sei bello, bello, bello. Ma non devi più mordere. Perché hai morso troppe persone. Troppe persone.